la vittoria del titolo regionale giovanissimi 96 in quel di Sesto San Giovanni, per la conquista del titolo italiano giovanissimi 96 in quello di Chianciano, premiamo l'Accademia Inter. Ragazzi, venite sul palco, presidente, sul palco. Allora. Benoit sul palco, tutta l'Accademia che sono qua in gran carriera, vi voglio tutti sul palco. E anche allora, la coppa soprattutto. La coppa che viene portata dalla squadra è quella del titolo nazionale, quindi è la coppa che viene consegnata dalla Federcalcio quando il titolo viene assegnato. Quindi complimenti, veramente facciamo ancora un applauso. Venite tutti, assolutamente. A questi ragazzi. Alza la coppa, alza la coppa, va, falla vedere. Alzala bene. Due parole velocissime, mister. Cosa c'è da dire, insomma? Un sogno che è diventato realtà, una favola a lieto fine. Sì, un sogno, una favola, c'è tutto da questa storia incredibile. Credo che i ragazzi hanno lavorato molto bene, dall'inizio alla fine hanno dato tutto. Siamo stati ripagati perché avevano le qualità, l'hanno dimostrato. Dal primo minuto all'ultimo, ancora una volta hanno dato tutto, poi la sorte ha voluto che abbiamo vinto, ma grazie a tutto il gruppo, grazie alla società, grazie a tutti i miei collaboratori, da Simone a Teo, a Luca, a Max, credo che abbiamo fatto qualcosa di grande e grazie a questi ragazzi siamo stati premiati. Grande mister, press, ti voglio in prima fila, vieni qua. Allora, due scudetti in 3 anni, uno con Bergomi, con gli allievi 92 e adesso questo con un altro ex interista, insomma, di quelli che contano. Una soddisfazione incredibile. Unica. Dire le cose scontate in questo momento sarebbe facile. Chi mi conosce sa quanto sono interista da tempo e quanto ho sofferto per gli anni di mancanza di vittorie. Poi negli ultimi anni qualche soddisfazione ce la siamo presa. Però vi posso assicurare che uno scudetto vinto sul campo con dei giovani allievi e giovani giovanissimi non ha uguali con niente al mondo. Bravo! Bravissimo. Ok, io vorrei, per darvi un ultimo cadeau, proprio un pensierino fatto apposta per lo scudetto, volevo anche Simone Terraneo, che è il vice allenatore di Benoit, che si è... E mi hanno detto che da oggi anche direttore generale dell'Accademia, insomma, questa notizia, questo scoop subito. Allora, questa è una prima pagina di Sprint Sport, se volete aprirla, fatta apposta per voi, poi insomma se le vorrete ve ne daremo anche più copie, insomma, un racconto della lunga giornata dello scudetto, insomma, un ricordo. Va bene, un altro applauso, grazie mille a tutti e complimenti ancora, grazie mille. Bene, grazie ragazzi, passate qua dietro se potete, bravo. Accademia Inter, giovanissimi 96, noi a Sesto San Giovanni c'eravamo, la vostra vittoria l'abbiamo vista, non c'eravamo a Chianciano, ci racconti tu com'è andata? A Chianciano è stata una delle esperienze più belle della nostra vita, perché, ma più che altro solo per la vincita, per tutto quello che è successo, tutto quello che è successo quando noi eravamo in Toscana, perché noi dopo 2 giorni di partite pensavamo di essere fuori e alle 9 di mattina ci presentiamo, io tra l'altro sono andato a fare colazione in ritardo e il nostro mister, che è Benoit Cueca, ha giocato anche nell'Inter, mi guarda e fa: qualche volta Dio esiste. Però io lì non ho capito a che cosa si riferiva. Allora dopo saliamo, siamo tutti pronti per partire nei camioncini, si presenta il nostro presidente con una maglietta che ho scritto: da oggi chiudiamo le favole, e siamo in finale. E da lì un insieme di emozioni, è stato fantastico, tutta la squadra è esultato, eravamo in albergo e dopo tutto quello che era successo non potevamo perdere la finale.